Stavamo già registrando. Allora, Natalie Goito. No, è già sbagliato. No. Parte già male. Cos'è che ho detto di male? Non ti Goito. Goito. Tom. Eh? Tom. Ah, Tom? Eh sì, come Tom e Jerry. Ah, Tom e, abbiamo qua Tom e Jerry. Allora, siamo qua con Natalie Tom, detta Tom e Jerry. No, è una collega, posso dire che sei mia collega anche sì, se. Ah, certo. Che bella, che figata. Allora, Natalie Tom, allora perché sei qua al Palio di Legnano? Sono qua per seguire questa bellissima serata, già da tanti anni seguiamo il Gran Galà, questo evento che appunto inaugura la stagione che ci porterà a maggio al Palio di Legnano. Devo dire che è molto affascinante, anche la location è suggestiva, unica, un evento davvero spettacolare, poi vedremo anche nel corso della serata che cosa accadrà. Ok, prima mi ha chiesto che locali, che discoteche ci sono qua a Legnano, si stava già informando perché vuoi andare a ballare. Io? Sì. Ma io sono vecchia ormai. È vecchia, ma no, ma non è vero, se è vecchia la prendo io. No, no, io ti chiedo l'età, sai che 32, mi dico chi se ne frega. 32 anni. Sei, più, no, sei dell'80? 79. Ah, ok, allora è più vecchia di me. Andiamo a calmi. Ma perché Natalie Tom? Ma Natalie, è il tuo vero nome? Certo, non è un nome d'arte, Natalie Goito, mia mamma è francese, mio papà è africano, io sono umbra e vivo a Milano. Vabbè, cosa ci fai legnare? No, scherzo, no, è bellissima sta cosa perché sono emozionatissima a intervistare sta ragazza qua perché è veramente bella. Aspetta, c'è un po' d'acqua. Ecco. Che sono emozionatissima perché è la più bella intervista che faccio stasera, lo sai. Ma con tutte queste bellissime. Ah, forse perché è la prima? No, è vero, mi diverto. Lungo, guarda, io sono pure con un abitino semplicissimo. Quindi. Semplicissimo, molto semplice. No, e senti, ma tu adesso stai facendo sempre Telelombardia, giusto? Telelombardia, sono nella redazione News, quindi mi occupo anche del telegiornale, è un lavoro davvero dinamico, oltre alla mia trasmissione Tanta Salute che parla di medicina, benessere e anche bellezza. E poi ragazzi... È anche colta, oltre ad essere bella è anche intelligente. No, però vabbè. Dimenticavo una cosa, spero non l'abbiate registrata. Dimmi. Cioè, stiamo registrando tutto. Ha detto che la battaglia di Legnano è stata fatta nel 1800. No, ma cosa dici? No. Nel 1176. Yes, visto? Sì, sono bravi tutti così. E l'ultimo palio chi è che l'ha vinto? San Magno. Tu c'eri? Certo che c'ero. Dove eri? Negli spalti, è andata anche oltre... Come no, è andata anche oltre l'orario consentito perché c'era un po' di problemi insomma lì alla partenza, però è stato emozionante. Sì, perché tu tifi San Magno? No, io non tifo San Magno, io tifo per chi vince. Partito là, sta iniziando, io devo lasciarla andare. Allora, ti saluto, sei simpaticissima. Grazie. Comunque. Io posso baciarla, sì, va ti bacio. Mua. E niente, grazie ancora. Grazie a voi, ciao.